Meeting prega per le vittime del terremoto. Aleppo, dove la fede è a prova di bombe. Parla il medico che cura gli immigrati a Lampedusa. Anche in famiglia, tu sei un bene per me. Manzoni e quella notte piena di domande. Arrivando anche i vigili, cerchiamo di toglierle questa perché lo stiamo aspettando per non fargli fa male, va bene? Bella, oh, io ci ho trovato la caserma. La gente che strilla, gente che ancora sta in mezzo alle macerie. Sentire il sindaco di Amatrice dire il paese non c'è più e sapere che tra i morti ci sono anche i bambini mi commuove davvero tanto. In questa giornata drammatica il meeting si ferma per un minuto di silenzio in omaggio alle vittime del terremoto che ha colpito il centro Italia. Un minuto di silenzio seguito dalla preghiera guidata da Monsignor Zuppi, arcivescovo di Bologna. Chiediamo la misericordia del Signore, in particolare per coloro che lottano tra la vita e la morte, per chi è stato colpito. Che il Signore accolga nella sua misericordia quanti hanno perso la vita. Padre nostro, che sei mentre il bilancio delle vittime continua a crescere di ora in ora. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti. Un dramma che si ripete, che altri hanno già vissuto nel nostro paese. Al meeting c'è chi ha sofferto il terremoto del Friuli 1976 e quello che nel 2009 cambiò il volto dell'Aquila, dimostrando che anche nel dolore si può trovare un punto dal quale partire per ricostruire. Questi momenti sono i momenti in cui vengono a galla le questioni vere della vita e questa notte abbiamo in qualche maniera rivissuto per un attimo proprio tutta questa dinamica, quindi in questo momento capiamo il dramma delle persone che sono ancora coinvolte direttamente e oltre alla preghiera c'è proprio questo desiderio comunque di una domanda su come poter essere vicini a loro. L'inizio della ricostruzione è quello che tu stai facendo, se lo stai facendo con l'animo, col desiderio di costruire e senza il problema di insuperbire per quello che fai, accettando con umiltà quel poco che sei capace di fare. Vai a offrire quel poco che sei capace di fare senza presunzione, senza neanche progetti. Per 2 mesi abbiamo condiviso con i bambini, con i ragazzi e poi con i genitori momenti molto semplici, momenti di vita ordinaria, ma in cui c'era proprio questo gusto di riprendere. E la cosa bella è che eravamo andati lì per condividere qualcosa, ma tutti quelli che sono venuti sono cambiati. È stato bello che quello che dal desiderio di
costruire qualcosa si esce generati e costruiti. Nessun intervento, solo silenzio dopo le tragiche notizie di questa notte. È la linea scelta dal governo e che viene rispettata anche al meeting. Il ministro Maria Elena Boschi, invitata a parlare della riforma costituzionale, arriva in fiera ma rinuncia al suo intervento in sala. La sua visita dura meno di un'ora prima del rientro a Roma. Presenza annullata anche per il ministro Gentiloni. L'assenza della Boschi non frena però il dibattito sulle riforme. Tra il sì e il no, il popolo del meeting vuole capire le ragioni della scelta sul voto del prossimo novembre. E sulla necessità di chiarezza insiste il presidente emerito della Corte Costituzionale Francesco Paolo Casavola, che cita Luigi Einaudi parlando del referendum. Non avrebbe fatto fortuna se non nel caso che le Camere propongano una riforma una per volta ed in maniera chiara, in modo che gli elettori si rendano conto di quello che sono chiamati a votare. Sembrano parole scritte per le circostanze che stiamo vivendo oggi. Dall'altra parte il professor Sabino Cassese, che pur ammettendo i limiti del disegno di legge, ne evidenzia l'utilità contro la degenerazione del parlamentarismo. Io penso che questa riforma costituzionale si avvia lungo la strada che è necessaria per affrontare un problema fondamentale, che è quello del controllo parlamentare, da un lato sull'esecutivo e dall'altro della efficacia dell'azione dell'esecutivo. 70 anni fa molte persone dicevano che non c'era speranza per una pace in Europa. Oggi non possiamo immaginare una guerra tra Francia, Germania, Italia o le altre democrazie europee. Penso che sia un ottimo modello di testimonianza per i nostri vicini e in particolare per i paesi del Medio Oriente, perché pace, stabilità e prosperità nel Medio Oriente sono nell'interesse delle persone che vivono lì, ma è anche un nostro interesse. Sperare contro ogni speranza. Questo è il tema dell'incontro al meeting di Rimini sulla difficile strada per costruire la pace in Medio Oriente. Accanto a Jan Fiegel, inviato speciale dell'Unione Europea per la promozione della libertà religiosa, la testimonianza ad Aleppo di padre Firas Lutfi. Ad Aleppo si vive una catastrofe umanitaria in tutte le sue dimensioni. A partire dalle cose più necessarie per una vita veramente dignitosa, umana, manca tutto. E la gente, chiaro che percepisce nella nostra presenza, magari la mano del Signore che si tende ad aiutare, distribuisce quello che hanno bisogno, sono presenti a compatire il loro dolore e la loro sofferenza. Non abbiamo abbandonato il gregge quando il lupo è venuto e vuole proprio strappargli la vita, la serenità. Quello che può succedere alla gente può succedere anche a noi. E preghiamo il Signore che ce la mandi veramente buona e che ci metta la mano per avere finalmente quella pace tanto attesa, tanto sperata da tutti i siriani. La sorpresa di questo esodo improvviso e disorganizzato ha colto un po' di sorpresa l'Europa, ma allo stesso tempo ha fatto da catalizzatore per far capire che i veri problemi sono nell'Europa. Al meeting oggi protagonisti i migranti, non numeri ma persone. Questo il tema del dialogo tra Romano Prodi e Monsignor Silvano Maria Tomasi. Il problema è che l'Europa non c'è. Noi l'avevamo pensata nello slancio, no? Nello slancio della solidarietà, dell'allargamento, dell'euro, che era il primo passo per passi successivi, invece la paura ci ha portati indietro. La sfida per l'Italia, come per l'Europa, non è solo l'accoglienza, ma l'integrazione. Non basta pensare a quante persone possiamo accogliere, in che modo, attraverso quali canali. Bisogna pensare che una volta che sono in mezzo a noi, come li trattiamo, come integriamo queste persone nella società senza cambiare l'identità della nostra società, senza rinunciare a quei valori fondamentali che hanno fatto l'Europa grande.
campesani sanno che il mare è vita e non morte. Pietro Bartolo, medico di Lampedusa, dal 1991 ad oggi ha curato più di 300.000 migranti. In 25 anni ha visto giovani salvati e corpi di madre e figli privi di vita. E beh, sai, sono stato costretto purtroppo durante tutti questi anni a vedere anche delle atrocità, morti. E purtroppo quei morti poi io li devo vedere tutti uno per uno. Devo fare le ispezioni cadaveriche, che sicuramente mi fanno tanto male e quindi non mi posso abituare, non mi sono mai potuto abituare. D'altronde vedere i bambini morti, come si fa a abituare di fronte a un bambino? Di fronte a una mamma che ha partorito durante il naufragio, ancora attaccata al suo bambino col cordone ombelicale. Quindi io lo faccio perché è giusto farlo, perché serve fare le ispezioni cadaveriche, perché si vuole arrivare a una identificazione di quel corpo, di quel cadavere, che serve quindi per poterlo confrontare eventualmente con chi lo viene a reclamare e quindi a darle una dignità, a dargli una giusta sepoltura. È molto pesante, mi sconvolge la mia vita e spesso sono degli incubi per me. Misericordiosa, in uscita accogliente. È la chiesa inquieta che Papa Francesco sta costruendo a partire dal convegno di Firenze dello scorso novembre, traduzione programmatica della sua esortazione apostolica Evangelii Gaudium. Io credo che sono dei semi che se li coltiviamo sapranno dare tanti frutti per il futuro, perché come nell'Evangelii Gaudium il problema nostro non è lo spazio ma il tempo. Credo che questa semina di Firenze di questi mesi nella Chiesa italiana darà tanti frutti. Per esempio, risposte alle sfide del mondo contemporaneo come l'emergenza migranti. Direi che Papa Francesco ci aiuta a rivedere tutti, a riparlare con tutti, facendoci uscire, quindi non per strada, non selezioni prima gli interlocutori, ma parli con chiunque. Ma lo spirito di Firenze è anche un'esortazione ai cristiani a non sentirsi minoranza assediata dal pensiero comune, ma un popolo certo, la cui identità è garantita dall'immagine di Cristo in noi e non dai muri. La Chiesa deve essere aperta, non un salotto esclusivo. Credo che però nei salotti ci si ammala, il salotto è sterile, soltanto l'incontro con l'altro genera la vita. Amoris Laetitia, è questo il titolo dell'esortazione apostolica scritta da Papa Francesco per riportare l'attenzione sul tema della famiglia. Il messaggio proprio del testo è la bellezza dell'amore, la bellezza del matrimonio, la bellezza della famiglia. Una bellezza testimoniata da tante famiglie e associazioni che nel loro contesto quotidiano affrontano la vita in modo pieno, come racconta Sabina Pietrangeli, presidente dell'associazione La Quercia Millenaria. Durante la gravidanza le viene diagnosticata una malformazione del feto, ma questo non l'ha fermata, ha detto di sì anche alla sofferenza. Questo è quello che perlomeno è successo nella mia vita, quindi ne ho visto i frutti proprio grazie all'associazione nata da questa vita di nostro figlio e anche dalla sofferenza dell'attesa, dalle incertezze, dalla paura del futuro. È nato un bene per altri, quindi sono pienamente in linea con questo che è il titolo, insomma, di quest'anno. O come racconta Marco Mazzi, presidente di Famiglie per l'Accoglienza. La sua famiglia è sempre stata aperta all'accoglienza di tutti, ma il nucleo di questo bene, ricorda, parte dall'amore tra uomo e donna. Io e Licia siamo sposati da 36 anni e mia moglie dice sempre: il nostro matrimonio è sempre più bello. Cosa si perdono? Quelli che si lasciano o vanno in crisi, si smarriscono nei primi anni. Si perdono la bellezza del ritrovarsi continuamente. Io mi sono perduto quando i miei genitori sono spariti e quello che faccio è mi drogava e andavo a un quartiere dei zingari. E i primi anni andavo lì a comprare la droga, dopo usciva, ma alla fine la droga mi ha attrappato, mi ha preso. Non sono riuscito a uscire di questo quartiere. In un poblado gitano. A febbraio 2013 sono stato arrestato per spaccio per detenzione di stupefacenti e sono stato 3 mesi agli arresti domiciliari.
dove fino a un certo punto mio padre si è deciso a fare questo gesto tra virgolette eroico di andare da un giudice e proporre un provvedimento civile per collocarmi in una comunità. Jesús e Jacopo, uno spagnolo e un italiano. Le loro storie, seppur a distanza di chilometri, sono molto simili. La cooperativa L'Imprevisto e la caritativa Bocatas hanno deciso di andare a cercarli e per entrambi è iniziato il ritorno alla vita. Chi ha sofferto può veramente trovare e scoprire delle cose incredibili, dei miracoli. Ecco, noi desideriamo veramente poter scoprire delle grandi cose insieme a questi ragazzi. Avevo perso il senso di vivere, soprattutto il gusto di vivere. Cosa mi hanno dato loro è riprendere la mia vita, e il gusto per vivere con gli altri. Che è spiegarsi. Grazie a Dio che ho riuscito a conoscere le suorine che mi danno adesso da una mano a prendere i miei figli da scuola e a portare loro a casa quando non ci sono io. E devo ringraziare tanto, tanto, tanto il loro. È una famiglia migliore. È questo quello che fanno tutti i giorni le cosiddette suorine. L'ordine delle suore della Carità dell'Assunzione nasce dalla fecondità di due carismi, quello di padre Pernè, assunzionista francese vissuto nell'Ottocento, e quello di Don Luigi Giussani, fondatore di Comunione e Liberazione. La mostra La vita per l'opera di un altro racconta la loro storia, ma soprattutto il loro impegno quotidiano a sostegno dei difficili contesti familiari di oggi. Sempre di più le case sono meno case perché i genitori lavorano e non c'è una presenza che rende casa la casa. Le persone che incontriamo, i minori che incontriamo, vivono casa nostra come un domicilio ausiliario, cioè un luogo, una casa dove fanno esperienza di casa e dove possono vivere una quotidianità. Una semplicità, quella di queste suore, che entra nel contesto sociale creando una rete di amore, misericordia e accoglienza verso l'altro. L'altro, qualunque sia la sua storia, qualunque sia, è un bene e la sua vita è un bene e noi siamo chiamate a condividere la sua vita e quello che gli è dato e scoprire cosa il Signore gli chiede. Ai confini della fiera c'è un padiglione molto importante per i più giovani visitatori, un posto reso speciale dall'incredibile lavoro dei volontari più atletici, i ragazzi dello Sport Village. Il loro compito è travolgere con la passione tutti i bambini presenti, facendo scoprire i valori più importanti dello sport. Cosa significa essere un volontario dello Sport Village? Cerchiamo di insegnare la sportività ai ragazzi e il divertimento è sempre al primo posto. Siamo sempre in compagnia, conosciamo nuova gente, nuovi bambini e diventiamo subito amici. I volontari sono un esempio per i bambini perché mettono l'anima in quello che fanno. Lo sport è una questione determinante. Prima di proporre qualsiasi attività, la testano personalmente. Ma lo spirito della manifestazione non si perde mai di vista. Grazie ai volontari, i più piccoli trovano un porto sicuro caratterizzato da gioco e divertimento. E insieme a questi compagni riescono realmente ad apprezzare il meeting. Al di là del divertimento, la gioia che dà stare con i bambini, ho scoperto che tu sei un bene per me guardando loro. Quindi attraverso un loro sorriso semplicissimo sono loro ad essere un aiuto per me nella mia vita in questi giorni. Tramite il gioco con loro, insegnargli dello sport e giocare assieme, è chiaro che loro sono un bene per me, anche essendo così piccoli. Da un tratto gli tornarono in mente parole che aveva sentite e risentite poche ore prima. Dio perdona tante cose per un'opera di misericordia. Se Lucia è il bene dell'innominato, se non ci fosse l'incontro dell'innominato con Lucia, l'innominato proseguirebbe sulla sua strada di dannazione. Un incontro, uno sguardo di misericordia può cambiare davvero il cuore dell'uomo.
Manzoni ce lo racconta attraverso la storia dell'innominato. L'attore Franco Branciaroli ha portato le sue parole al meeting di Rimini. Dio veramente grande, Dio veramente buono, io mi conosco ora, io comprendo chi sono, le mie iniquità mi stanno davanti, ho ribrezzo di me stesso, eppure provo un refrigerio, provo una gioia, sì, provo una gioia quale non ho provata mai in tutta questa mia vita, orribile, orribile. La notte dell'innominato racconta di un cambiamento. Manzoni racconta di qualche cosa che avviene attraverso un incontro, anzi in particolare due incontri. Quindi tu sei un bene per me, in questo caso, è qualcosa che accade nella vita dell'innominato, due incontri che gli segnano, gli sconvolgono, gli cambiano la vita.